La nostra vera industria, la sana industria, è quella del turismo. Qui da qualcuno è stato detto, ci sono troppi comuni, tanti comuni che ancora non hanno adeguato, non hanno fatto il PUC. Quindi un invito all'assessore, che adesso non c'è, si è spostato, però a spremere, a invogliare, sì è fuori, l'ho visto, e un invito alla giunta regionale a far sì che gli stessi comuni incomincino a lavorare, quindi che siano da stimolo per quei comuni che non l'hanno fatto. Io vengo da una parte del Sulcis che rispetto a questa legge urbanistica dimostra quanta contraddizione c'è. È il Sulcis dove ci sono i poligoni militari, quindi sulle coste si bombarda di tutto. È il Sulcis dove si preferisce sicuramente dare autorizzazioni a fare nuove discariche sul mare. Un esempio significativo è si parla tanto di fanghi rossi sul mare dove si danno queste autorizzazioni e poi dall'altra parte della costa, a Sant'Antioco, non si permette ad oltre 300 metri dal mare di fare un'iniziativa turistico-ricettivo-sanitaria, quello dell'impianto termale di Coiguaddus. È una contraddizione, cioè si preferisce mettere fanghi velenosi sul mare e non si incentiva la vera industria. E stiamo parlando, attenzione, stiamo parlando di un impianto che dovrebbe valorizzare una risorsa della Sardegna, perché è una terra vulcanica, stiamo parlando della salubrità di alcune acque che sono state riconosciute dal Ministero della Sanità come altamente terapeutiche e non si permette di fare questo. Perché? È un territorio oltre i 300 metri dove non cresce un filo d'erba, cioè pensate un attimino, è vero, a Sant'Antioco è una bellissima isola, però dall'altra parte della Sardegna agli arabi gli si consente di costruire di tutto in un terreno agricolo, l'hanno fatto anche a Milano con l'Expo, oppure in terreni agricoli alle industrie tipo Geneluas che trafficano rifiuti pericolosi, terreno agricolo, gli si dà l'autorizzazione, hanno presentato il progetto per costruire queste discariche. Quindi la contraddizione da noi, dove ci sono 30.000 disoccupati, dove il turismo dovrebbe essere la vera risorsa, si continua ad essere completamente nella piena contraddizione con un piano urbanistico che favorisce le multinazionali che arrivano di fuori per farci discariche sul mare e si impedisce invece in una zona dove se ne ha bisogno perché proprio quella zona l'unico valore che può dare lavoro alla tanta disoccupazione è quella del piano urbanistico. Quindi un invito all'assessore che non c'è, al presidente Pigliaru che non c'è, ho visto che sono fuori perché poi sono loro che devono sentire questo, certo lei riferirà, un invito a valorizzare quel territorio eliminando queste contraddizioni. Non si possono fare queste distonie qui. Siamo un territorio dove si sta continuando a dare tutto a queste multinazionali che portano rifiuti pericolosi sulla costa e si impedisce, come abbiamo detto prima, nella zona di Sant'Antioco, peraltro con soldi privati, di valorizzare questo tipo di turismo. L'altra questione, le zone interne. Certo che se si vuole l'industria del turismo, se si va a Villa Grande Strisail o nell'Ogliastra e per arrivare a Olbia all'altra parte ci vuole un mese di viaggio di macchina, insomma cerchiamo anche con le infrastrutture di migliorare la Sardegna perché è una cosa molto importante. Finisco qui e lascio lo spazio all'amico.